teatro è la volta della danza al Campania Teatro Festival, che dal 3 dicembre inaugurerà la sua terza sessione proponendo alcune interessanti coreografie di artisti italiani e stranieri. Abbiamo puntato fortemente sulla danza perché la danza è un'arte ingiustamente trascurata in Italia, eppure è il motore di tutto quello che concerne la cultura scenica, cinematografica, teatrale, la cultura del mondo della lirica. E il festival ha come sua missione quello di sostenere le arti in difficoltà. Nicoletta Cabassi e Claudia Malangone presenteranno al Teatro San Nazzaro Op I e Dai Eppi sulle note della Settima Sinfonia di Beethoven. I due coreografi hanno chiesto ai danzatori come ci si sente prima della felicità, alla ricerca di un comune stato d'animo. Your Body is a Battleground si interroga sul ruolo della donna nella società moderna. La coreografia di Adriano Bolognino è ispirata all'opera dell'artista Barbara Kruger, protagonista Rosaria Di Maro. Mariella Celia è invece ideatrice e interprete di Bisbigliata Creatura, dove l'umanità sembra muovere i primi passi. La compagnia Igor and Moreno lavora tra Londra e Sassari. Con la gioiosa performance Idiosyncrasy esplora la nostra capacità di nutrire speranza e solidarietà. Sono soltanto alcuni degli spettacoli del Campania Teatro Festival 2021, che si concluderà il 13 dicembre con il documentario su Rosa Parks. L'attivista afroamericana nel 1955 si rifiutò di cedere il posto sull'autobus a una donna bianca, contribuendo a mettere al bando la segregazione razziale negli Stati Uniti. Autobus 2857 è firmato da Nadia Baldi e vede protagonista Vinicio Marchioni. Il bilancio del 2021 è positivissimo perché abbiamo realizzato un festival in una reggia, specificamente a Capodimonte. Non esiste alcuna città europea in cui un festival si celebri in una reggia. Un festival che ha cambiato completamente il messaggio. Il messaggio non è più puoi venire o non puoi venire, ma è diventato vuoi venire o non vuoi venire. Ci rivolgiamo alle volontà, alle sensibilità, e abbiamo visto con piacere che sono molto molto estese queste sensibilità.